Buon salve viandanti digitali e benvenuti in questo nuovo video. Stiamo per parlare di uno degli anime più acclamati dal pubblico critico, praticamente un must dell'animazione giapponese, ovviamente un cult ormai senza tempo, quindi c'è in un certo senso da parte mia la paura di essere un po' un elefante in una cristalleria, anzi ho la certezza di essere un elefante e spero di non fare troppi danni alla cristalleria, ma il mio obiettivo è invogliare a vedere l'anime chi ancora non l'ha visto, come al solito. In questo caso in particolare non preoccupatevi perché l'anime si vende benissimo da solo, fa tutto lui, non devo arrivare mica io a dirvi di guardarlo, ecco. Cos'è Cowboy Bebop? Cowboy Bebop è una serie di 26 episodi più un film andata in onda nel 1998. Ora, io sono sicurissima che tra di voi ci sarà sicuramente qualcuno che dirà, anzi farà questo ragionamento, è vecchio, quindi deve essere brutto e non lo guardo. Per favore evitate di fare questi ragionamenti, ma lo dico per voi perché vi perdete tante di quelle cose belle semplicemente per un sillogismo stupido che vi siete inculcati in testa per qualche motivo, quindi per favore provate a dare una occasione a queste serie più vecchie, e con più vecchie intendo degli anni 90, quindi chissà, neanche 50 anni fa, cioè non vi sto chiedendo di guardare Dororo, che anche lì dovreste guardare Dororo, ma è un'altra questione. Comunque, questa serie realizzata dalla Sunrise ha alla regia Shinichiro Watanabe, conosciuto anche come l'uomo con gli occhiali da sole incorporati, e si tratta del suo primo lavoro originale e da unico regista, quindi non avendo altre persone con cui cozzare le idee si è permesso di sfogare tutto il suo genio creativo, dando vita appunto a uno degli anime più praticamente rinomati della storia dell'animazione giapponese. In origine la serie venne commissionata dalla Bandai per vendere i modellini dei giocattoli delle astronavi e Watanabe ricevette carta bianca e si sbizzarrì, fece proprio quello che voleva con quello che gli avevano dato, solo che poi quando la Bandai iniziò a dare un'occhiata al prodotto si rese conto che dalle vendite di astronavi non ci avrebbero ricavato una lira, nel loro caso uno yen, bloccarono la produzione degli episodi e loro rimasero semplicemente senza fondi. Poi riuscirono a ritrovare altri finanziatori e la produzione degli episodi riprese anche la messa in onda degli episodi su un'altra fascia oraria. Esiste anche una miniserie di 3 volumi, quindi manga, su Cowboy Bebop in Italia, editi da Planet Manga, così come la serie è disponibile in DVD e Blu-ray distribuiti da Rinit in una fichissima edizione con tanto di libretto, con gli sketch, i disegni preparatori, con i personaggi, le astronavi varie, e poi è disponibile su VVVVid o ForVid o Vid, chiamatelo come vi pare, e Netflix. Quindi veramente non avete scuse, potete guardarlo dove volete, non dovete neanche fare cose strane, siete veramente circondati dalle possibilità di vedere quest'anime. Allora, andiamo avanti. Questa serie è ambientata nel futuro e racconta le avventure di Spike e Jet, due cacciatori di taglie perennemente al verde, alle prese ogni volta con nuovi criminali da catturare per poter sostanzialmente incassare la taglia e finalmente smettere di mangiare cibo per cani. È una trama semplicissima. Ed è proprio questo il suo punto di forza, perché grazie a questa semplicità e le infinite possibilità che può dare questa sinossi, ad ogni episodio ci troviamo davanti a qualcosa di differente per genere e per storia. Sì, perché Cowboy Bebop non è inquadrabile in un genere ben preciso, è sicuramente un anime d'avventura o d'azione, e in un certo senso science fiction, anche se su questa cosa ci torniamo poi, nella parte spoiler.
ma ogni episodio racconta una storia, un episodio della loro vita più o meno importante, quindi in qualche modo Cowboy Bebop è anche slice of life. Però l'anime è più furbo di me, ci vuole poco, per cui ho deciso di chiamare ogni singolo episodio session, proprio per indicare questa goccia nell'oceano di avventure, cioè la sessione, in questo momento di incontro dei musicisti per suonare, e nel loro caso per catturare i malviventi, ma anche un incontro con il pubblico che per quei 20 minuti potrà vivere con loro la storia per poi disperdersi ognuno per la sua strada fino a un prossimo appuntamento. Perché a differenza degli slice of life a cui l'industria dell'animazione giapponese ci ha abituati, Cowboy Bebop si legge su una serie di episodi autoconclusivi che danno proprio l'impressione di essere capitati per caso a casa di vecchi amici. E sì, è un po' questa l'impressione che dà, perché i personaggi di questo anime sono abbastanza familiari da mettervi a vostro agio e abbastanza originali da stimolare la curiosità di sapere di più su di loro. Ma anche questo ne parliamo della parte spoiler. Una delle critiche che viene mediamente mossa nei confronti di questa serie è che non ha una trama. Ma Cowboy Bebop non è basato tanto sulla trama quanto sui suoi stessi personaggi e sulla struttura, come dicevo prima. Tutto ciò che tratta e che ci vuole dire non sarebbe semplicemente fattibile senza utilizzare lo stratagemma dell'episodio autoconclusivo, quasi dell'OAV. Alcuni parlano addirittura di serie di OAV, OAV chiamateli come vi pare. Perché altrimenti ci vorrebbe una serie forse non più lunga, magari anche più breve, ma non ugualmente accattivante o coinvolgente come invece riesce a essere Cowboy Bebop. In Cowboy Bebop c'è una grossa cornice in cui si muovono delle storie diversificate definite e personaggi carismatici in grado in qualche modo di far breccia nel cuore dello spettatore. Gli episodi sono in qualche modo paragonabili, appunto, come dicevo prima, delle jam session, infatti si chiamano session musicali, che spaziano, come ho già detto, per svariati generi. E poi nessuno dice che una storia non possa semplicemente seguire le varie disavventure di un singolo personaggio o di un gruppo di persone, no? Dai. Oltre poi le backstories dei singoli protagonisti, che in qualche modo per una caratterizzazione psicologica sono abbastanza rilevanti, esiste una trama di fondo, ma non è esattamente una trama, è un tema di fondo che si intreccia con le vite, le avventure, le ambientazioni in cui si muovono i protagonisti, ovvero episodio dopo episodio, sessione dopo sessione, session di episodio, dicevo, Pike e compagnia sono costretti a fare i conti con il passato, cioè per quanto cerchino di scappare, di andare fino nello spazio per sfuggirgli, lui si ripresenterà sempre lì, busserà alla porta, sarà sempre presente, magari anche solo come un evento secondario dell'avventura di cui tratta quell'episodio. Ho intenzione di parlare anche di questo nella parte spoiler, per cui se siete interessati e ve ne fregate dello spoiler, rimanete in linea perché per ovvi motivi non posso parlare molto qui. Abbiamo detto del passato, che è una grossa tematica in Cowboy Bebop, assieme alla musica. Come ci si aspetta da Watanabe, che si autodefinisce un music freak, una serie appunto con un nome riferito al jazz e che ha come frase di presentazione qualche riga riferita a un gruppo di musicisti non potevano che prevedere un uso massiccio e particolare delle musiche e delle colonne sonore. Le musiche di Cowboy Bebop sono composte dalla strepitosa Yoko Kanno, e non uso il termine strepitosa a caso perché oh mio dio quella donna è wow, e comunque sono realizzate dai The Seatbelts. E infatti, se chiedete ai miei amici, più di una volta ho mandato vocali in cui di sottofondo si sentiva una delle soundtrack, e spesso in studio faccio cose ascoltandole, quindi se mi chiedete se mi piacciono, sì, mi piacciono. Ma al di là dei miei gusti personali, queste musiche sono una parte essenziale dell'anime, sia per la loro ricercatezza e la capacità della compositrice di scrivere musiche accattivanti, wow, perché wow è un aggettivo secondo me, no? Che spaziano per un sacco di generi differenti e che si adattano al genere dell'episodio. In qualche modo sono un po' l'ossatura esterna dei singoli episodi. Infatti credo sia impossibile pensare a Cowboy Bebop senza le sue colonne sonore, ma anche senza la musica in generale. Infatti la musica ricopre anche un altro ruolo, ovvero dare il titolo agli episodi. È vero che ho detto che gli episodi vengono chiamati session 1, 2, 3 e così via.
però oltre a quello c'è anche un titolo vero e proprio, tratto da una canzone. Diciamo pure quindi che la musica è super importante, ecco. A titolo informativo, frega niente a nessuno, oltre al must che è Green Bird, la mia preferita è Live in Baghdad e ho un debole ingiustificato per Cats on Mars. Non lo so, è stupida e bella. Almeno mi piace. Però, stavamo parlando della meravigliosità della musica, ma non c'è solo la musica. Signori, la regia e la fotografia. Watanabe è un fan del cinema americano, si vede, mamma mia cola. Amo il genere hardboiled, ma oltre per le varie citazioni a grandi film, quindi passando dalle Iene a HAL 9000 di 2001 Odissea nello spazio fino ad Alien, possiamo ampiamente vedere questa sua predilezione per il lungometraggio, proprio nello stile fotografico registico di Cowboy Bebop. Sicuramente avrete notato come negli anime il primo piano o il piano americano vadano per la maggiore. Non è molto frequente vedere una scena che potrebbe essere vista da qualche centimetro di distanza, vederla tramite un campo medio o comunque da lontano. Questa è una caratteristica un po' più cinematografica che Watanabe però riutilizza per una serie televisiva, assieme a inquadrature magari tipiche del cinema western, magari del cinema nostrano di Sergio Leone, come il famoso dettaglio sugli occhi dei pistoleri. È lampante come la regia e la fotografia in Cowboy Bebop siano diverse da quella della maggior parte delle serie anime ideate per la televisione. E non fa altro che aggiungere pezzettini al puzzle chiamato Perché Cowboy Bebop è un cult. Tralasciando poi la parte registica e fotografica che abbiamo appena trattato, possiamo aggiungere a tutto che sulla scia dei cieli di Escaflone del 1996, si tentarono i nuovi esperimenti di Computer Generated Imagery, ovvero CGI, da parte della Sunrise, e con Cowboy Bebop si realizza una fantastica fusione della CGI con il sistema classico di creazione delle animazioni, quindi è uno dei primi esperimenti che vengono fatti. E volete un altro pezzettino? Eccole. Le suddette animazioni. Oltre ad avere una super regia, anche delle super animazioni, e tanto per dirvene una, nel film è presente quella che viene considerata una delle migliori sequenze di animazioni di sempre. Ma non solo nel film, che comunque anche quello, wow! Ma in generale le animazioni sono sempre molto fluide e dettagliate, è una cosa fantastica, soprattutto se si pensa all'uso frequente di mosse di arti marziali, che non vengono abbozzate, oppure che ne so, lasciate intuire da un movimento magari un po' impreciso, un po' sporco. No, vengono sempre rese al massimo delle loro possibilità, magari accompagnate da un'inquadratura un po' particolare che aggiunge sale alla scena. Il commento su quest'anime sarebbe molto lungo. Sarebbe da prendere ogni singolo episodio, analizzarlo, parlarne, ragionarci sopra, ma non lo posso fare, neanche nella parte spoiler, se no stiamo qua 6 giorni. Però posso dirvi che Cowboy Bebop gioca con molti punti cardine di quello che è il cinema western e ribalta completamente il concetto di science fiction, perché guardandolo noterete sicuramente come manchino tutta una serie di cliché, soprattutto architettonici e tecnologici di questo genere. Per esempio, gli edifici non sono sempre fighi, futuristici, non hanno le pistole laser o cose del genere. E perché sembra che molte città, più che essere delle metropoli affollate da persone benestanti e high-tech, sembrano invece l'ultimo baluardo di civiltà prima del deserto del non so cosa? E qui mi ricollego al western. Come si collegano queste, diciamo, cittadine con la frontiera? E che fine ha fatto la frontiera? I nostri protagonisti sono cowboy, si chiama Cowboy Bebop, qualcosa dovrà centrare, o sbaglio? Ovviamente queste sono solo alcune delle domande che potete porvi mentre lo guardate, sempre se vogliate porvi delle domande, sempre che vogliate guardarlo, ma mi auguro entrambe. Spero davvero di avervi convinto a guardarlo, perché secondo me ne vale veramente la pena. Lo so che non ho minimamente reso giustizia a questa serie e vi ringrazio per essere rimasti fino a qui. E spero di non aver fatto troppi danni a quella dannatissima cristalleria. E per il resto vi aspetto per chiunque volesse tra qualche istante nella parte spoiler. E gli altri che decidono di fermarsi qui, auguro una buona visione e spero di trovarvi a un prossimo video. See you, Space Cowboy! Perché ovviamente doveva finire così, figurati se non poteva finire così. Cioè, dove ho la testa se non dico questo per finire, no? Ciao!
Hey peoples, da qui inizia la parte spoiler, quindi rimanete a vostro rischio e pericolo. E mi raccomando, se dovete scrivere un commento riguardo qualcosa che sia vagamente spoileroso, scrivete spoiler, andate a capo 10 volte e poi scrivete quello che dovete scrivere, altrimenti vi mischio le orecchie. E benvenuti, anzi bentornati per la parte spoiler in cui ho intenzione di esprimere quelle che sono le mie teorie su questa serie, i miei pensieri eccetera, e soprattutto se non ho detto incredibili stupidate prima, lo farò sicuramente adesso. E prima di fare qualche... più che altro prima di rispondere alle domande che ho tra virgolette posto prima della fine della recensione, vorrei così sistemare una riflessione sui personaggi, che ripeto sono riflessioni che non per forza riflettono la verità assoluta, sono semplicemente dei pensieri, dei ragionamenti che su varie tematiche che non per forza sono la verità, quindi sono assolutamente delle opinioni. Innanzitutto vorrei appunto parlare dei personaggi, perché in Cowboy Bebop c'è questo dualismo tra familiarità e novità, di cui ho anche accennato poco fa. E sinceramente questa cosa mi incuriosisce, proprio perché se si pensa Watanabe ha dovuto creare da zero una serie e... ci sta, secondo me, che abbia fatto un ragionamento di sicurezza, cioè creare i personaggi sulla base di caratteri di altri personaggi che funzionano insieme. Però poi ovviamente non poteva in alcun modo copiare brutalmente, per cui ha aggiunto degli elementi di novità. Ovviamente mi sto riferendo a un parallelismo che si può fare tra i personaggi di Cowboy Bebop, i quattro principali, quindi Spike, Jack, Faye e Red, con i quattro personaggi principali di Lupin. Perché effettivamente la combo di quei quattro di Lupin è una combo che funziona, si vede, è una serie che ha avuto successo per i suoi personaggi carismatici, e quindi il fatto che lui abbia ripreso quelle dinamiche tra virgolette dei personaggi per la sua opera non è assolutamente da scartare. Infatti possiamo notare delle somiglianze assolutamente tra Spike e Lupin anche nel character design. Poi ovviamente Jet sarebbe Jigen, Fujiko sarebbe Faye e Red sarebbe Goemon, ma Ed e Goemon ci torno in un altro secondo, perché effettivamente potrebbero non avere assolutamente nulla in comune, ma secondo me qualcosa in comune ce l'hanno, ma ci torno dopo. E niente, questo parallelismo avrebbe senso, a parte perché Watanabe adora Lupin, e dai personaggi di Cowboy Bebop, se si segue questa linea di pensiero, si vede parecchio. E non sto dicendo che sia plagio, assolutamente, lungi da me dire una cosa del genere. Semplicemente che abbia appunto cercato di sfruttare le dinamiche consolidate e che funzionano tra questo gruppo di personaggi e le abbia trasferite nella sua opera. Ma questi personaggi non sono esclusivamente un surrogato, oddio che parola brutta e che parola sbagliata più che altro, di quelli di Lupin, perché i personaggi di Watanabe, sembra che abbia fatto solo quello, i personaggi di Cowboy Bebop hanno delle caratteristiche che li rende completamente diversi dagli altri, ma soprattutto li rendono curiosi, nel senso che attirano la curiosità dello spettatore. Per esempio, ogni personaggio ha un elemento di ambiguità o tra virgolette una deformità, nel senso Spike, per dire, ha un occhio finto, Jet ha un braccio meccanico e poi fa ridere, oddio, si può ridere se uno vuole ridere, che ne so, Jet sia per esempio il più tra virgolette bonaccione, nel senso che è una specie di vecchio burbero,
però lo prendono tutti per un malavitoso. Al di là del suo background, eccetera. Però lo prendono tutti per un malavitoso, cioè non è quello che mostra. Così come Fake. Non si sa bene questa da dove arrivi, almeno poi te lo dicono, grazie. Però per gran parte dell'opera tu hai, non sai bene questa qua, che da dove arrivi, ti accende un lume di curiosità per sapere questa da dove arriva. Ed Ed manco si capisce se è un maschio o una femmina, cioè c'è un po' tutto questo bordello. Mi ricollego ad Ed per quanto riguarda il suo essere un po' Goemon, perché effettivamente, così poi mi allaccio direttamente al discorso in là e siamo a posto. Effettivamente Ed, se la si vuole vedere in questo modo, è un personaggio che è in un tempo fuori dal tempo, un po' come Goemon, cioè un samurai, è un pesce fuor d'acqua sostanzialmente. Ora non voglio dire scastronerie esagerate se le dico, scusatevi, ma il mio ragionamento si basava sul fatto che Goemon è appunto un samurai in un'epoca che non c'entra assolutamente nulla con i samurai, come Ed è un hacker, ma è in questo futuro dove diciamo che non è che serve particolarmente un hacker, cioè qualcosa di ormai andato, è qualcosa che riguarda il passato. Paradossalmente c'è questo futuro dove la tecnologia non è quella roba tipo alla Tron, dove è tutto in rete, oh mio Dio. E infatti la figura di Ed risulta un po' fuori dagli schemi, già solo per i suoi comportamenti e anche per appunto il fatto che non si capisce se sia un ragazzino o una ragazzina e tutto. Però proprio il suo essere fuori da quell'epoca, cioè un po' come se vi ritrovassi nel Medioevo, un colletto bianco, ecco, per dire. E questo era un po' un ragionamento che avevo fatto con Ed. Però mi vorrei riattaccare ad Ed per parlare della questione del passato. Ho detto di come questo passato sia un elemento chiave della serie, però vorrei parlare un po' del come si vede il fatto che il passato è futuro, queste due variabili che sono essenzialmente booleane, cioè o è come bianco e nero, no? È passato, il futuro è futuro. Invece in Cowboy Bebop è tutto un po' così, un po' mischiato, nel senso il passato è qualcosa che non è mai passato, cioè non è un participio, è qualcosa che, come dicevo prima, torna sempre a bussare alla porta dei nostri protagonisti e sempre appunto, come ho detto, non è che è soltanto una questione di le cose successe nel passato in quanto esperienze dei singoli personaggi o di altri personaggi secondari, ma lo si vede proprio dalle architetture, dai gadget, c'è un culto del vecchio e dei tempi andati. Per esempio le architetture, come accennavo prima, non è che si è, che ne so, nella versione live action di Ghost in the Shell, dove si vede bene tutto futuristico, tutto ologramma, tutto quanto, si sembra di essere appunto in una città di frontiera dove è tutto un po' scassato, non c'è nulla di incredibilmente futuristico, treni, oddio, non parliamo dei treni, non lo so, non ci sono le pistole laser, queste cose qua, ci sono le pistole, sono pistole, le strutture sono queste vecchie catapecchie semi diroccate, eccetera. Poi si possono notare attraverso la serie spessissimo dei vecchietti, che poi, oddio, questi vecchietti hanno un'altra accezione, ma non ne parliamo, se no sta roba viene infinita, che sono sempre lì che dicono: ah, vi ricordate quando abbiamo costruito i primi gate? Vi ricordate? C'è sempre un riportare, riscavare al passato, di questo passato mitico che è decaduto, un po' quello che dicevo prima con Ed, cioè c'è stata un'epoca delle grandi esplorazioni, e poi ci attacchiamo subito dopo a questa cosa delle esplorazioni, è stata un'epoca di grandi esplorazioni e di grande progresso che poi è decaduto, e tutto quello che è rimasto per loro, è rimasto il ricordo, ma anche delle tradizioni che non sono mai morte. Per esempio nella serie vediamo spessissimo Spike che va a consultare una non mi ricordo se era una chiromante, no, comunque una veggente, ecco, mi pare. Una veggente, che è un metodo assolutamente poco
poco scientifico e molto poco fantascientifico più che altro, come c'è la presenza di civiltà antiche. Mi viene in mente quell'episodio dove c'è il satellite che imprime i solchi di Nazca sulla Terra, cioè il ritorno a una civiltà antica, ed è sempre questo passato che non è soltanto, appunto, come dicevo prima, qualcosa di esperienza, ma si vede ovunque, ma anche per esempio con i personaggi e le loro le astronavi. Il Bebop spesso gli dicono: guarda, è vecchio, perché non te ne compri un altro? Fa: no, vai, sarà anche vecchio, ma non lo cambio. Cioè, questo passato che permea il presente e anche il futuro, e quindi non è qualcosa di cui si può nettamente separare il prima dal dopo. Mi viene in mente uno degli episodi, tra virgolette, più tecnologici che si vedono, è quello del giocatore di scacchi, che però è un vecchio assurdo che vive in un praticamente un coso sottoterra, non vede mai la luce, e quindi c'è anche lì, fa capire come viene considerato questo passato. E sì, viene fatto intendere che c'è stato un passato mitico di cui in cui la Terra ha vissuto giorni di incredibile incremento tecnologico, di esplorazione della frontiera. E qui mi riallaccio al concetto della frontiera, cioè in questo mondo futuro rispetto a noi adesso, la frontiera ormai è qualcosa che non c'è più. Cioè, nel momento in cui cioè la fantascienza, no, nasce nel momento in cui il western è finito, la frontiera è stata esplorata, non c'era più il chissà cosa c'è dopo di là in quelle terre dove ci sono i coyote, è stato tutto esplorato, e quindi si è rivolto lo sguardo al cielo. Ma nel mondo di Cowboy Bebop anche il cielo è stato completamente esplorato e non se n'è cavato un ragno dal buco, e quindi è finita anche questa grande speranza, questa voglia di magari anche illudersi, di trovare qualcosa, di qualcosa d'altro, di fare queste grandi scoperte, questo mistero che teneva costantemente in tensione la società non c'è più, appunto è finito. E come futuro si parla semplicemente più di una speranza. Infatti molti dei criminali in Cowboy Bebop sono delle persone che sperano in qualcosa nel futuro, mentre i nostri eroi, che sono dei cacciatori di taglie, in realtà sono tra virgolette i buoni, tra virgolette, sono dei personaggi che hanno praticamente smesso di sperare. Spike dice più volte che me ne frega, tanto sono già morto, cioè non c'è più questa illusione. Cioè, mi viene in mente il primo episodio dove c'è Asimov, il tizio della droga, della Red Eye. Tra l'altro Asimov, anche lì citazioni letterarie, non devo stare a dirvi io che sia Asimov, che nel finale si vede che protende questo sguardo verso il futuro, verso lo spazio, che in qualche modo rappresenta il futuro, ma lo spazio è quello che è. E quindi anche lì è una frontiera che non è più una frontiera, ha perso il suo essere un mito, una grande leggenda. Ecco. E poi è anche interessante notare come, per esempio, la figura del cowboy, che da eroe, il cowboy storico, che da eroe diventa un cacciatore di taglie, cioè qualcuno che sta al confine tra il buono e il cattivo, ci cioè stanno un po' dalla loro parte. Loro cercano, alla fine, perché loro combattono i criminali, tra virgolette, non lo fanno perché credono nel bene superiore, perché c'è una morale che li guida, semplicemente perché gli servono i soldi per mangiare. E quindi c'è questo bel episodio dove effettivamente si ritrovano davanti a un cowboy vero, dove questo cowboy è estremamente stereotipato, parla un mezzo americano, è chiaramente il cowboy dei film western, e alla fine avviene praticamente il passaggio del testimone tra quello che era l'epoca mitica a un'epoca più, tra virgolette, terra-terra.
si può per esempio, non so, notare come per esempio Big Shot, questo programma che viene utilizzato dai cacciatori di taglie per sapere a quanto ammontano le taglie sulla testa dei vari ricercati e chi sono i ricercati del momento, diciamo che rappresenta due cowboy assolutamente ridicoli, stereotipati, stupidi. Il programma di per sé è anche molto ironico, giusto per far capire più o meno come funziona il binomio cowboy cacciatore di taglie, diciamo. E poi ovviamente anche lì mi verrebbe da dire come per esempio gli unici posti in cui ci sia effettivamente qualcosa di futuristico, come lo intendiamo nella, tra virgolette, cinematografia o serialità, non dipende, di fantascienza, sia il casinò, che è il luogo in cui si spera, dove si tenta la fortuna. Ovviamente magari mi sto facendo un sacco di idee strane che non hanno fondamenti nella realtà, però sono dei ragionamenti. In realtà potrei stare ancora a parlarvi di quanto il passato si ripresenti in faccia ai personaggi e questo passato si riveda in altre cose. Per esempio in un episodio c'è un dannatissimo acquedotto romano, oppure come in uno dei miei episodi preferiti, che è Heavy Metal Queen, la protagonista, ovvero il personaggio extra dell'episodio, ascolti musica metal, ma perché pensa che quella sia la musica dei giovani, quindi lei è una persona che pensa al futuro, si è staccata completamente dalle sue radici, anche perché lei è un personaggio che cerca di scappare dal suo passato, ma questo gli si ripresenterà davanti, come succede poi un po' a tutti e tutto, però sta cosa diventa lunga e molto molto ripetitiva, quindi lascio stare. Grazie ancora di essere rimasti fino qui. Spero di non aver detto troppa roba insensata. Penso sicuramente di averne dette, ma sono più che altro queste riflessioni, quindi non è assolutamente da prendere come verità orocolato. Quindi ancora grazie e ci sentiamo, se vorrete, a un prossimo video. Ciao!